Sono il dottor Paolo Montemurro, chirurgo plastico, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi parliamo di mastoplastica additiva e devo dire sono molto contento perché molte delle mie pazienti vengono da me dicendomi magari che mi hanno scelto perché riesco a donare un effetto molto naturale al risultato di una mastoplastica additiva. Magari hanno visto fotografie del prima e dopo sui miei canali social come Instagram e Facebook. Ma com'è possibile riuscire a dare un risultato naturale? Qual è la chiave per il successo, se così vogliamo dire? Ovviamente la cosa più importante è saper scegliere la protesi, il suo volume, la sua forma nella maniera appropriata, cioè riuscire a capire quale protesi meglio sta nel corpo di ciascuna paziente, considerando ovviamente che tutte le donne sono diverse. Volevo cominciare con il dire che ovviamente la protesi tanto più grande è e tanto meno naturale sarà l'effetto. Quindi partiamo da questo assunto in modo tale che riusciamo bene a capirci. Questo perché? Perché una protesi tanto più grande è e tanto più non solo questa protesi andrà fuori, verso l'infuori, quindi la sua proiezione, quella che noi chiamiamo la proiezione, cioè quanto viene fuori dal corpo, aumenterà, ma una protesi di dimensioni più grandi sarà anche più grande in tutte le altre sue dimensioni, cioè sarà più larga, sarà più alta, quindi appunto andrà a, se così vogliamo dire, debordare da quelli che sono i confini del corpo della paziente in questione. Quindi è ovvio che soprattutto magari una paziente che è un pochettino più magrolina, che non è particolarmente cicciotta, una protesi che è più larga di quello che è il suo torace avrà un effetto più fake, si vedrà magari quando la paziente sarà in bikini piuttosto che anche senza vestiti, ecco che una protesi che sporge troppo fuori dal torace avrà un effetto sicuramente poco naturale. Allo stesso modo una protesi che è costituita da gel di silicone molto molto morbido sarà tanto meno morbida quanto più grande questa sarà. Ma com'è possibile questa cosa? È facilmente spiegato perché quando noi andiamo a mettere una protesi all'interno del torace di una donna, questa protesi ovviamente bisognerà in qualche modo infilarla in uno spazio che in realtà non ci sarebbe, insomma, ecco, andiamo proprio a creare uno spazio con la protesi, quindi tanto più voluminosa sarà la protesi e tanto più dobbiamo spingere questa protesi all'interno del torace. Quindi una protesi che non sarà di dimensioni particolarmente grandi andrà ad alloggiare all'interno del torace in maniera molto morbida, perché appunto non abbiamo dovuto pressarla all'interno del torace stesso, ma una protesi che sarà molto molto voluminosa farà più fatica ad entrare nel torace, dobbiamo proprio spingercela, e ecco che quindi anche l'effetto sarà di un seno, di una protesi molto più dura, perché questo gel di silicone verrà proprio spinto all'interno di uno spazio molto angusto e quindi sarà anche al tatto molto molto più dura. Quindi anche in questo caso, se noi siamo alla ricerca di un effetto molto naturale, un seno che è, diciamo così, al tatto un po' più duro sicuramente non darà l'effetto naturale che stiamo sperando. Quindi, come dicevamo prima, appunto, tanto più grande la protesi e tanto minore sarà l'effetto naturale. Quindi è un po' come una coperta corta, no? Se noi teniamo da una parte, scopriamo dall'altra, cioè una protesi tanto più grande avrà un effetto molto meno naturale. Quindi quelle pazienti che vengono da me mi dicono: dottore, io voglio un seno molto grande e allo stesso tempo molto naturale, è un po' impossibile, insomma, poi è un po' come chiedere di avere il sole e la pioggia allo stesso tempo e quindi ovviamente è impossibile. Quindi io non sto dicendo che tutti quelli che vogliono fare la mastoplastica additiva devono assolutamente scegliere una protesi piccola, dico solamente che chi è interessato ad un effetto molto molto naturale deve necessariamente scegliere una protesi che ben si adatta al proprio corpo, e chi invece sceglie di avere delle dimensioni un pochettino più maggiori, un po' maggiori, ecco che in questo caso dovranno magari queste dimensioni andare a scapito di quello che è l'effetto naturale. Quindi è solamente una questione di scelta e di gusto di ogni paziente. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, mettete mi piace, potete seguire il mio canale YouTube ovviamente e dare un occhio anche ai miei canali social, Instagram e Facebook, dove troverete moltissime foto prima e dopo, e al mio sito internet www.paolomontemurro.com. Per questo video è tutto e vi aspetto al prossimo.